The First Italian UFC Champion. Musica e parole di Marvin The Italian Dream Vettori. Uno che già da piccolo sapeva cosa avrebbe voluto fare da grande. Questa è la frase che campeggia sul profilo Instagram di Marvin Vettori. Vettori nasce a Mezzocorona, un piccolo paesino vicino Trento, il 20 settembre del 93. In questo paese di poco meno di 6.000 anime, Vettori inizia a cullare il sogno di diventare un fighter professionista di MMA. Ha un record amatoriale di una vittoria e due sconfitte e debutta da professionista contro Alessandro Grandis il 21 luglio del 2012 all'evento Parabellum, che si tenne a Seveso, in provincia di Monza-Brianza. Contro il veterano Grandis, di 14 anni, più anziano di lui, ottiene una sconfitta per decisione unanime contro un avversario più grande e più esperto, ma che, come riferito nell'intervista rilasciata appunto da Grandis per fight.theshieldofwrestling.com, un giovane che sapeva già il fatto suo. E proprio perché sa il fatto suo, Vettori, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, con una votazione di 88 su 100, decide di lasciare Mezzocorona per tentare la grande avventura in terra britannica. L'avventura in terra britannica è la prima di tre capitoli della carriera di Marvin Vettori. Infatti Vettori approda alla London Shoot Fighters, dove si allena e dove nel frattempo comincia anche a lavorare come buttafuori in discoteca. Alternando le due cose, Vettori comincia a sviluppare la sua carriera da fighter di MMA professionistiche. E Vettori, durante il soggiorno londinese, vince 5 volte in altrettanti match, con un intermezzo di 2 incontri vinti in terra italiana a Roma contro Ronchetti e contro Pietrini, lo stesso Pietrini che inflisse una sconfitta quando i due combattevano ancora a livello amatoriale. La carriera, tra virgolette, il capitolo in terra britannica di Vettori si conclude nel settembre 2014, quando The Italian Dream viene sconfitto da Bill Beaumont in un evento tenutosi in terra londinese e che vide l'italiano sconfitto per decisione unanime. Ricordiamo a quelli che magari non conoscono in tutto e per tutto la carriera di Vettori che ad oggi Vettori è stato sconfitto sempre per decisione dei giudici e mai per finalizzazione. E questo potrebbe portare sicuramente molti di noi italiani a darci una sonora grattata. Chiuso il capitolo in terra britannica, il rientro di Vettori arriva direttamente dalla porta principale, in quella che all'epoca era riconosciuta come la promotion italiana per eccellenza, Venator, la promotion di Frank Merenda. Nel ritorno in Italia a Venator, Vettori combatte 5 volte e sono 5 vittorie, l'ultima delle quali contro Igor Araújo nel maggio del 2016 avviene nel giorno del debutto di Vettori nei pesi medi. E già, perché Vettori prima di questi match aveva combattuto nei pesi welter, ad eccezione del match contro Grandis che si ottenne al limite degli 85 kg. La vittoria contro Araújo nel maggio del 2016 consente a Vettori di aprire le porte verso il sogno americano. Il sogno americano rappresenta il terzo ed attuale capitolo nella storia di Marvin Vettori. Come ha sempre sostenuto nelle vecchie interviste, Vettori non si aspettava che il debutto sarebbe avvenuto subito in un grande evento. L'evento UFC 202 Diaz vs McGregor 2 del 20 agosto 2016 segna il debutto di Vettori in UFC. Avversario era Alberto Uda e Vettori vinse con una submission dopo 4:30 del primo round. Sembra l'inizio di una cavalcata irrefrenabile per Vettori, che però invece viene sconfitto 4 mesi dopo da Cara de Sapato, Antonio Carlos Jr., fighter dell'American Top Team, formidabile nella fase di grappling, che infligge una sconfitta, la prima sconfitta in UFC, al nostro Vettori. L'evento era UFC 207 Nunes vs Ronda Rousey. Ma Vettori è caparbio, Vettori è uno capace di non arrendersi mai, e così arriva subito il riscatto 6 mesi dopo contro il brasiliano Vitor Miranda. Il 25 giugno del 2017 la UFC Fight Night 112 Chiesa vs Lee
Miranda viene sconfitto da Vettori per decisione unanime. Sempre nel 2017 ha liberato Pari contro il russo Omari Akhmedov a termine di un match molto equilibrato, tenutosi a UFC 219. E qui, cari appassionati della UFC, c'è una data che sarà ricorrente, soprattutto in questa settimana, nella settimana della Fight Week, nella settimana più importante nella carriera di Marvin Vettori. Perché? Il 14 aprile 2018, scenario Glendale, Arizona, UFC on Fox 29, Poirier vs. Gaethje, Vettori va a combattere contro Israel Adesanya. Il match è molto combattuto, i due già non si amavano all'epoca. Vettori vince il terzo round, è convinto di aver vinto, ma solo un giudice su due lo andrà a premiare. Quindi sarà una vittoria per split decision che Vettori non digerirà mai. Succede che dopo la sconfitta contro Adesanya c'è uno stop per doping, per positività all'ostarina. La pena viene dimezzata a 6 mesi e quindi Vettori torna a combattere 1 anno e 3 mesi dopo lo stop contro Adesanya il 13 luglio del 2019. Vettori inizia una serie di 5 vittorie consecutive che lo porteranno all'evento di UFC 263. La crescita di Vettori è esponenziale a livello mentale ed è esponenziale a livello tecnico, perché Vettori inizia a diventare molto più pericoloso in fase di striking, aumenta notevolmente il volume dei colpi, frutto degli allenamenti con Massimiliano Repucci, e Vettori colleziona 5 vittorie, sconfiggendo per decisione unanime, in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente, Cesar Ferreira e Andrew Sanchez. Il resto è storia dell'anno scorso. Nel giugno 2020 Vettori sconfigge e domina Carl Robertson, prospect inglese ex Massimo Leggero, che viene sconfitto da una rear neck choke di Vettori dopo 4 e 17 del primo round. L'urlo di Vettori è rabbioso, è carico di adrenalina, di quell'adrenalina fatta di rabbia e di un match che finalmente si era svolto dopo 1000 peripezie, dopo un ulteriore rinvio. Vettori vince e convince. E si arriva così al 5 dicembre del 2020, quando Vettori sfida lo scandinavo Jack the Joker Hermansson e vince per decisione unanime un match che inizialmente non era stato programmato. Infatti Vettori doveva combattere contro l'alligatore brasiliano e fenomeno del grappling brasiliano Ronaldo Jacare Souza. La positività al Covid di Kevin Holland, inizialmente impegnato contro Hermansson, costringe appunto la UFC a dover trovare un sostituto. E Vettori, che è uno che non ha mai avuto paura di niente, uno che ha costruito la sua carriera sui sacrifici, sale sul treno, sfida Jack Hermansson dalla 12ª posizione del ranking, parte comunque favorito secondo i bookmakers e vince convincendo per decisione unanime. Vettori manderà knockdown al primo round lo scandinavo, che comunque con cuore, tenacia e resistenza riuscirà ad arrivare al quinto round. Il match entra nella storia della UFC, nella categoria dei pesi medi, per il numero di colpi significativi, 289, andando a, si può dire, detronizzare, andando a far decadere il record precedente di 239 colpi appartenente al match tra Whittaker e Joel Romero. L'ultimo match, il match che rappresenta l'ultimo scalino prima della salita verso la cima, è quello che contrappone Vettori a Kevin Holland. Anche in questo caso Vettori si trova a dover affrontare un cambio di fighter. Il match inizialmente avrebbe dovuto vedere il 10 aprile Vettori contro Darren Till, ma l'inglese si frattura la clavicola. Holland sale sul treno in corsa, prova a sfidare Vettori, ma il treno che conduce Vettori verso la cima non ammette alcun ospite. Vettori lo fa capire ad Holland con una prestazione tattica ed intelligente. Una vittoria per decisione unanime che non lascia alcun scampo ad Holland. Vettori vince,
conquista la quinta vittoria consecutiva che rivale la title shot, in ragione, secondo quanto affermato dai media, del rifiuto di Robert Whittaker di affrontare Israel Adesanya. Ed è proprio Israel Adesanya, il acerrimo nemico di Marvin Vettori, a rappresentare l'ultimo ostacolo. L'ultimo ostacolo che condurrà Vettori sulla cima della montagna. Lui, che è partito dalle montagne di Mezzo Corona, è arrivato in cima alla UFC. E adesso l'unico ostacolo da superare è The Last Hellbender. Tutta l'Italia tiferà per Vettori, tutti noi tifiamo per Vettori. Io con l'occasione vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento sempre sui nostri canali e sul sito fight.theshieldofwrestling.com e nel salutarvi vi ricordo come sempre che we are the Shield of Sports. Ciao!